Ciao, allora oggi ho pensato di, come video chiacchiericcio e un po' di farvi vedere alcune cosine, di farvi vedere come ho organizzato nella mia confusione una parte del tavolo, perché non ho una scrivania, ho un tavolo dove ci si mangia, ci si lavora, ci si fa tutto. Comunque sia, di farvi vedere un attimo come l'ho organizzato e quindi ve lo mostro. Allora, eccoci, ok. Allora, dunque, qui in questo sacchetto, prima di tutto, vabbè, un gloss che tengo sempre per le evenienze, questo che ve l'avevo già mostrato, che è per l'appoggio del telefono. Poi dopo qui ci sarebbero, in questa box anche carina perché è un po' imbottita, ci sarebbero il cavalletto che in questo momento ho in mano, la fotocamera che in questo momento ho in mano e una luce. Poi dopo, vabbè, qui c'è un Bluetooth. Poi dopo qui, gli occhiali, temporale. Qui ho sistemato le varie penne alla faccia del tuono, in questo modo, così le penne le trovo subito in base al ciondolo e so quale. Poi alcune cose per la scrittura, una penna, un'altra penna, un'altra birra ed è una limetta che è sempre utile. Questa che anche col touch e quindi mi serve, e le mollette la fanno da padrone perché così trovo le cose al volo. Poi andiamo avanti, questo, eccolo qui. Qui abbiamo con le mollette, vediamo se con meno luce si vede. Ok, abbiamo varie mollettine, eccole qua, dove comunque dentro al beauty ci sono le varie cose. Aspettate che posso anche avvicinarlo un pochino, no? Quindi in base alla mollettina io so che cosa c'è collegato, quindi questo è un cavo d'alimentazione, in questo caso qui c'è un altro cavetto, il microfono, e trovo in base alla mollettina trovo cosa trovare. Qui c'è le cuffie, altra mollettina, so che ci sono gli altri cavi, un power bank che fa sempre comodo, e poi qui dentro invece, in queste confezioni, ho messo gli auricolari, quelli col cavo e quelli USB Bluetooth, così li trovo sempre al volo e non si annodano. Questo direi che era più o meno tutto. Ecco qui, ok. Ed è, sembra un piccolo spazietto, però comunque sia, ha già un nastro per i capelli. Comunque sia, io in poco tempo, ecco così. Ah sì, questo che è diventato il mio amore a prima vista. In poco tempo così io, se ho bisogno del tavolo, posso spostare tutto, ad esempio se ho ospiti a cena, oppure posso tranquillamente mantenerli in questa posizione e qui sono comodissima e non devo spostarli. Col computer ho tutto a portata di mano e quindi direi che a mio avviso è una buona opzione. Torniamo a noi. Allora, eccoci. Luce più bassa sembra che io sia lucidissima. Vediamo se riesco a rialzarla un attimino. Esagerata. Ah, meglio così, no? Ok, allora questa era più o meno tutta la postazione, ovviamente solamente delle cose che io più o meno uso giornalmente. Tutte le altre sono belle sistemate e le prendo al bisogno. Quelle che io faccio una cosa, mi serve una penna, tac, ce l'ho lì. Ed è, mi serve un cavetto, ce l'ho lì e so subito dov'è. Vado anche a occhi chiusi ormai. Le mollettine sono per me una genialata. Queste, se non sbaglio, me le ha decorate mia nonna, oltretutto. Io riciclo tutto, tutto quello da riciclare lo riciclo. I contenitori sono uno comprato su Amazon a 1 euro, gli altri due sono quelli in omaggio a Livrochet, quindi davvero io riciclo tutto e riesco a usare tutto. Allora, se vi è piaciuto questo tipo di video e ne volete vedere altri, intanto salutiamo il temporale che stranamente tuona. Se ne volete vedere altri, anche di altre cose, tipo la postazione make-up, che è sempre comunque ottimizzata, perché io non ho una postazione make-up, e il bagno lo condivido con Brontolo, quindi ovviamente le cose devono essere in modo che ho il mio spazio, ma che si possa muovere anche lui, quindi ottimizziamo i tempi e gli spazi. Se vi interessano questi tipi di video, anche chiacchiericci con piccole curiosità, fatemelo sapere.
e mettetemi un like se vi è piaciuto il video. Condividetelo magari con anche altre ragazze che hanno questi problemi di spazio, ma comunque vogliono avere tutto a portata di mano per essere comode. Spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi così non perderete i prossimi video e attivate anche la campanella perché non ho ben chiaro il giorno con cui li pubblico. Per adesso lunedì e giovedì, però vediamo. Fatemi sapere anche voi se vi è più comodo un giorno in particolare, un orario in particolare e vedrò di accontentarvi. E alla prossima! Ciao!